La figura umana, come dicevo prima, è assente anche per un fatto, diciamo, dopo tanti anni di servizio di volontariato e conoscendone molti, anche per un fatto di rispetto, di amicizia, ma anche perché poi il numero è importante, diciamo, dei senza fissa dimora ad Arezzo, ma Arezzo è anche una città piccola, quindi preferivo, diciamo così, tutelarli e raccontare il loro dramma attraverso il contesto. 40 scatti fotografici per raccontare la povertà nei luoghi abbandonati del territorio aretino. Tutto questo è Vite Sparse, un percorso espositivo realizzato da Massimo Soletti, giovane studente universitario che attraverso il suo obiettivo ha raccontato angoli abbandonati e degradati del territorio comunale, diventati oggi luoghi dove si consumano situazioni difficili di emarginazione e disagio. Ho cercato di calare lo spettatore nelle condizioni, nel contesto in cui vivono queste persone. Ho cercato anche sì, di far capire un po' cosa possa significare abitare occupando uno spazio, cercando anche di documentare particolari, quindi anche gli oggetti, laddove questi potessero evocare delle condizioni necessarie, diciamo così, al racconto. La mostra sarà visitabile fino al 29 novembre alla Casa delle Energie di Arezzo. Vivere in strada oggi purtroppo è un esito, ripeto, che si raggiunge con sempre più velocità e facilità, ma purtroppo dal quale si esce anche con sempre più difficoltà. Quindi oggi il tema è anche quello della cronicità. L'unica opportunità è far sì che si ritrovi la leva del diritto. Quindi noi spesso mettiamo in piedi un insieme di servizi che erogano in maniera residuale questo tipo di aiuti, dimentichiamo che la casa oggi ancora è un diritto esigibile da parte delle persone, quindi spostare delle politiche che su questo investono, ripeto, in maniera marginale, in politiche che sanno in qualche modo ricentrare il tema del diritto all'abitare.